Sono stati belli, cioè ho preso tanta consapevolezza di me e del lavoro che faccio. Grazie a aver lavorato con tante persone nel settore e avendo scoperto di più il mondo della musica in maniera più dettagliata, ho scoperto più cose. Ho capito delle cose nell'essere artista. Con tutta l'umiltà del mondo, non mi sto definendo artista, però comunque è per dire. Sì, ho capito delle cose, magari che non tutto va bene, anche se sei in un certo livello, in un certo momento, in un certo periodo, perché ti manca sempre qualcosa. Penso che ti manchi sempre qualcosa, non ci si arriva mai a un punto dove si è soddisfatti. Penso mai. Questo non potrà accadere mai, penso. No, mi mette tristezza, se devo essere sincero. Mi mette tanta tristezza perché uno magari pensa, ma allora che lo faccio a fare? Però è proprio questa tristezza che viene mutata in canzone. È questo, capito? Tu vivi. Sai cosa faccio io? Io vivo male per scrivere meglio tantissime volte. Sono una di quelle persone che vive male per scrivere meglio perché è una soddisfazione. C'è un po' di autolesionismo. Sì, però è una soddisfazione, grazie alla musica che riesco a riempire il mio bicchiere vuoto. La tua compensazione in questo senso. Sì, mi dà un senso piacevole. Ed è il fare musica in sé, tu dici, più che il riscontro esterno? Sì, proprio fare musica. Quasi nel chi se ne frega come va, è più nel frega fare. Mi è rimasto addosso il me dell'anno scorso, ovvero che me lo porto di fianco come se, metaforicamente parlando, me lo porto di fianco per vedere gli errori e non cercare di ripeterli, come se fosse una copertina, una rivista di smoda. Detta in parole povere, ovvero cercare di non copiare quello che ero, perché voglio reinventarmi sempre di più. Sì, tanti sono spuntati fuori, ma che già spuntavano fuori, ma in maniera magari un po' più frenetica. Spesso magari mi davano la colpa a me, che non rispondevo. Però tu eri la prima volta. Cioè, è la prima volta che spunti fuori in questa Esatto, maniera. E sì. dai la colpa perché non ti rispondo. Sei tu strano che incominci a apparire in questa maniera. Ma io l'ho sempre presa bene, in verità. Perché ognuno è in una posizione e nessuno è né inferiore né superiore. Si è amici anche. C'è sempre amici, no? Chissà io nei suoi panni cosa avrei fatto, non lo so, non mi interessa, io vado per la mia strada. Le amicizie si perdono, si riconquistano e se ne conoscono altre, funziona così la vita. Beh, in verità racconta in un lungo periodo appunto il concetto della metafora della prima volta, il significato di questo brano, primo al mondo, prima volta. Prima di fare le cose, cercare di riflettere senza usare l'istinto. Io sono una persona molto istintiva e ho raggiunto questa consapevolezza di me stesso in questi mesi, dove sono stato un po' fermo musicalmente, ma pubblicamente, ok? Perché tante volte le persone pensano, ma non sta facendo più niente, se non pubblica magari sui social, ma in verità un artista sta progettando, sta capendo, anche solo riflettere su se stessi è un lavoro, è un periodo che ti prendi per te, ma il mondo della musica funziona così. Quindi racconta un po' un lungo periodo di quelli che sono i miei sbagli e su come affrontarli. Magari il rapporto che avevo con una ragazza, che ho sbagliato io, il rapporto che avevo con una discografica, lavorativamente parlando. Sei molto autocritico? Un sacco. Io prima di
Prima di far uscire una canzone, per esempio, devo farla ascoltare 25.000 volte. È bella, è bella, è bella, è bella. Mi dite se è bella, mi dite. C'ho le paranoie costanti. La prima persona con la quale ascoltare? Mia mamma. È inutile. Nessun tipo di ragazza potrà mai prendere il suo posto. Ne sono convinto. Ho fatto anche un tatuaggio da solo. Me lo sono fatto da solo proprio. Lo so, non sarà bello, ma per me è bello. Che ho scritto mamma al contrario. Perché mi stavo guardando allo specchio. Lo so, vi lascia un po' incerti, probabilmente, però a me piace tanto. Vabbè, la mamma per me. Anche solo il fatto che penso che per 21 anni io ho sempre dormito di fianco alla mia con mia mamma. Sempre. Sempre stato di fianco a mia madre. Ma perché? Non perché ci manca una camera o altro, ma perché io ho sempre voluto stare lì. E cosa ha detto di questa canzone? Mi piace un sacco. E quando le piace, allora piace anche a me. Sei più tranquillo. Se piaci a mia mamma, allora piace anche a me. Per me è così. Sì, e questo si ricollega al concetto che di vivere male per scrivere meglio, ovvero lo ricerchi tu. Cerchi tu, non, magari puoi vivere bene, hai la possibilità di vivere bene, ma preferisci non farlo. Ci sono tantissime persone che magari fanno i quadri, una pittrice fa un quadro, te lo dico perché conosco una persona che è così, fa i quadri e non li vuole vendere, se li vuole tenere per sé, ma perché è innamorata delle sue cose, magari un quadro vale anche 20.000 euro, 10.000 euro, ma non ne frega niente, io non confido nei soldi, io confido su me stesso e sulle persone che amo, quindi si è soli. Ma non si è mai soli in verità. Per me è bello tirare fuori le cose. Forse per me tirare fuori anche io che parlo con solo un violino sotto, cioè per dirti, più roba si mette fuori, più le persone ti conoscono su diversi aspetti. No, questa possessione. È venuto in mente a lui, se non mi sbaglio. A lui è venuto in mente perché mi stava facendo un complimento. Tu sei il first, tu sei il primo. È una cavolata, eh. Però da queste piccole cose. Ecco, lui mi ha detto una cosa. È venuto fuori veloce il testo. E io ho detto. Non è che se viene così veloce il testo vuol dire che non è troppo buono. E lui mi ha raccontato una cosa. Questa storia non me la scorderò mai. Io gli voglio bene a lui, è un amico oltre che un rapporto di lavoro. Mi fa che Picasso una volta andò da Walt Disney e gli hanno detto che doveva fare un ritratto per Paperino o qualcosa. Lui fece il ritratto in 5 secondi. E l'autore di Walt Disney dice: già finito. Quanto vuoi insomma per il ritratto? 20.000 euro. Ci ha messo 5 secondi. No. Ci ho messo 61 anni e 5 secondi. Cioè, capito? Questa storia questo è per dire che comunque c'è una storia dietro ogni cosa. Anche se ci si mette. No, c'è un'esperienza. Era buon uomo, c'aveva 20-30 anni di lavoro dietro. L'istinto si crea come la fortuna. È bello, il videoclip è ambientato in una stanza, abbiamo ricreato più o meno la mia stanza perché io mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio è andare nella mia stanza e registrare. Mi sono preso uno studio di registrazione barra stanza in cui registro e faccio tutte le cose, faccio anche i contenuti, le cose. Sono io nella stanza che passeggio, canto, con le cuffie, ho lo skate, dei piccoli oggetti che mi Il rappresentano. tuo microcosmo. Il mio microcosmo è lì. Inaugura un nuovo percorso, perché prima di tutto se dovessi dire un sinonimo sarebbe sincerità. Per me è l'input della mia sincerità questo pezzo, che mi porterà a nuove musiche di questo genere, magari prima dell'estate un EP che mi potrà fare magari un tour quest'estate. Quindi un periodo di consapevolezza per me. Un ragazzo che crede di fare
Un ragazzo che fa quello che può per lui e per le altre persone. Sono ossessionato dal far star bene gli altri, io per esempio. Ho questa ossessione. Se non stanno bene gli altri, io non riesco a stare bene. Faccio musica, faccio quello che posso per la musica.